I'm making a protein shake because I came back from Pilates and I'm a little hungry. And there's something that came to my mind that I should be addressing more often just because I think there's a lot of confusion about my identity and where I'm from. So I apologize if you don't understand, but I'll be speaking a bit of Italian, which is my language, basically. So, buonasera, buonasera. Mi scuso un attimo per i capelli spettinati. Comunque, quando io mi sono trasferita a Londra, anni fa, non avevo tutti questi follower che ho adesso, non avevo questi seguaci. E quindi io, non pensandoci, ho sempre comunque parlato inglese sulle mie piattaforme, soprattutto su Instagram, perché ovviamente è la lingua internazionale. Parlando inglese e avendo un nome come Xenia Ciumi, la gente non, cioè le persone nuove che si mettono a seguirmi, ovviamente non possono mica sapere che io sono di lingua madre o di prima lingua italiana, che sono cresciuta con cultura italiana, che alla fine la mia identità è Italia Nord, anche se sono di passaporto svizzero e sono di Lugano. Questo è normale che non si sappia, però quando io vivevo a Lugano, ovviamente lavoravo. Tutto ciò per dire che io non mi sono resa conto che vivendo a Londra e avendo un nome come il mio e le mie origini, la gente non può, le persone che si mettono a seguirmi e non sanno la mia storia, naturalmente, non possono immaginarsi che sono di lingua madre italiana, che è la mia prima lingua italiana. E quindi cosa mi dicono? Ma come fai a parlare italiano così bene? Ovviamente speriamo che lo parli, perché se non lo parlassi bene non saprei nessuna lingua a perfezione. E niente, tutto ciò per dire che parlerò più spesso italiano, anche se purtroppo non tutti qua potranno capire. Mi scuso anche per questo. I'm sorry guys if you don't understand, però devo anche un po' esprimere la mia identità, o perlomeno la lingua che mi è più vicina. Voilà.